e buon anno nuovo! Bene, spero che siate pronti per sorbirvi questo ennesimo video dei preferiti dell'anno. Non è un video in cui vi mostrerò categoria per categoria quali sono stati i miei prodotti di make-up sostanzialmente preferiti dell'anno, perché risulterebbe un po' noioso dato che alcuni prodotti sono gli stessi dell'anno scorso, quindi facciamo una bella cosa. Vi lascio giù in descrizione il video dell'anno scorso con i preferiti appunto del 2014 e quindi quest'anno vi farò vedere i prodotti che ho scoperto e che sono rimasti dentro al mio cuoricino, quindi spero che possa farvi piacere, spero che possa esservi utile nei vostri acquisti. Iniziamo subito perché temo che sarà un video infinito, ma proverò a farla breve, insomma. Iniziamo subito con quella che è la parte secondo me più succulenta del bottino che sto per mostrarvi, ovvero le palette. L'anno scorso vi avevo mostrato una sola palette, ovvero questa qui, che tra l'altro mi è rimasta un po' tutta sgangherata, che è la Meet Matte di The Balm, che è stata ahimè sostituita quest'anno da un'altra palette più o meno della stessa grandezza, più o meno con le stesse tonalità, la Natural Eyes di Too Faced. In previsione della morte alla fine di questa palette ho deciso di acquistare appunto questa, che è sempre piccolina, sempre comoda da portare in viaggio, perché sapete che io molto spesso mi trucco in pullman mentre vado a lavoro, dato che ho tanta strada da fare. E questa qua è veramente bellissima perché i colori sono tutti molto naturali, però vi permette anche di realizzare dei make up un po' più da sera, appunto utilizzando magari delle colorazioni un po' più scure. Come qualità gli ombretti scrivono benissimo. La palette è in latta, l'unica cosa che mi viene da criticare, nonostante sia piccola, pratica, comoda, abbia delle colorazioni fantastiche e resistenti anche, perché questi colori anche senza primer sono veramente fantastici, l'unica pecca appunto è un pochino la confezione. Ho notato che quando la portate in viaggio, se non state attente, vi si apre, perché la chiusura non è estremamente magnetica, non tiene quasi un cavolo, quindi dovete fare attenzione. I colori che uso di più sono assolutamente Day, che è questo color panna matte, e anche i marroncini chiari, che sono i colori appunto passepartout da tutti i giorni. E in questa palette abbiamo 1, 2, 3, 4 colori matte, che sono appunto Heaven, Nudie, Cashmere Bunny e Sexpresso, mentre gli altri appunto sono satinati o shimmer. È una palette che vi consiglio, vi lascio come al solito in descrizione tutti i prezzi, perché come sempre ho buttato gli scontrini, non me li ricordo. Tutte le palette che vi mostro, compresa anche questa qui di Too Faced, sono delle palette che ho acquistato abbastanza recentemente, quindi non credo di avervene mai parlato in nessuno dei miei video, quindi può farvi anche piacere vedere dei prodotti nuovi che appunto nei miei video non avete ancora mai visto, quindi questa è assolutamente consigliata. E un'altra palette sempre piccolina, quindi che potete utilizzare sempre per viaggiare, che ho composto io in questo caso, è questa qui di Nabla. E ho realizzato un Get Ready With Me dove appunto provavo un paio di queste colorazioni, perché le avevo trovate in un negozietto vicino a casa mia, però appunto dato che quelle colorazioni mi erano piaciute molto ma il negozietto era poco fornito, ho deciso di acquistare altri colori online. La palette è quella tutta sbrilluccicante, non so se riuscite a vedere dalla videocamera, ed è quella che hanno messo in vendita come edizione limitata, se non sbaglio, è veramente fantastica, non so se la vedete. Anche questa qui ha una chiusura magnetica, però a differenza della Natural Eyes di Too Faced, questa qui si chiude. Il prezzo di ogni singola cialdina è di circa 5-6 euro se non sbaglio, ma vi lascio come al solito tutti i prezzi giù in info box perché sicuramente mi sbaglierò. Caramel, che è l'unico opaco, ho notato che è leggermente più polveroso rispetto agli altri, però una volta che l'ho applicato sulla palpebra non si nota neanche più di tanto questa polverosità, quindi non avete troppo fallout out, anzi quasi per niente in realtà. Devo dire che i miei preferiti tra tutti sono i due colori, questi due, quindi Water Dream e Frozen, che fanno parte anche dell'ultima collezione uscita di Nabla, ovvero Artica, e sono due colorazioni molto particolari. Allora, Water Dream ha un effetto bagnato veramente molto intenso ed è anche quello che indosso adesso in questo momento appunto nella piega dell'occhio. Lo potete tranquillamente usare anche su ombretti magari opachi o qualsiasi tipo di ombretto come top coat, ovvero andandolo ad utilizzare sopra una colorazione per renderla più brillante, per dargli un effetto bagnato, ecco, ed è veramente fantastica. Ho provato a usarlo anche come illuminante ma è un pochino troppo glitterato, deve piacere insomma. E l'altra colorazione invece è Frozen, sempre della linea Artica, che è questo argento veramente super pigmentato, e io ho provato tanti argenti e questo qui, come dicono anche tante ragazze su YouTube, è veramente
uno degli argenti più pigmentati che io abbia mai visto, quindi ve lo consiglio veramente. E tra l'altro l'ho provato anche su ragazze con pelle molto molto più chiara della mia e l'effetto rimane sempre argento, non è un colore che vira su altre tonalità, è proprio un argento puro. Anche gli altri colori mi piacciono, diciamo che il mio terzo preferito è Citron perché è una colorazione molto particolare che non ho di altre marche, mentre gli altri, nonostante la buona qualità, comunque sono colorazioni un pochino più normali, molto belle, però appunto le mie preferite sono assolutamente queste due. Faccio vedere un attimino. Così. Questa è una passata, ragazze. Ah, Water Dream vi consiglio tra l'altro di applicarlo con le dita perché ha un effetto più bello rispetto che se utilizzate il pennellino. Va prelevata secondo me col dito per avere proprio l'effetto wow. Per quanto riguarda questi ombretti, devo dire che li ho provati anche questi, sia col primer che senza, e la resa migliore ce l'hanno col primer, perché sennò tendono ad entrare un pochino nelle pieghette. L'ho notato soprattutto con Frozen, comunque non hanno dentro siliconi, parabeni e troppe schifezze, quindi anche la tenuta un pochino diminuisce, però comunque nulla di irrisolvibile, vi basterà utilizzare appunto un primer. Altra palette che vi volevo far vedere, l'ultima giuro, è una palette che mi hanno regalato i miei amici della casta, quindi li ringrazio tantissimo. Tantissimo. Mi hanno fatto un buono da Sephora e io ho comprato questa. La famosissima palette di Urban Decay dai colori pazzi, dai colori folli, l'Electric Palette. E ragazze, lo sapete che io sono un po' pazza e un po' folle e anche se è inverno li ho utilizzati un sacco, nonostante io l'abbia presa da pochi mesi, però devo dire che è una palette fantastica. Sto pulendo lo specchietto perché fa un po' schifo. La palette all'interno ha questo fantastico pennellino che vado a tirare via perché se no mi cade 200 volte ed è questa palette bellissima. Mi rendo conto che sono dei colori che non è che utilizzano proprio tutti tutti, però sapete che a me piace ogni tanto fare dei make-up un po' più estrosi e quindi mi faceva comodo avere una palette di buona qualità con dei colori un po' più pazzi, perché l'unica che ho al momento è la palette di neve della linea degli arcobaleni che si chiama Intensissimi, mi sembra. Beh, insomma, quella dai colori pazzi, però devo dire che è molto polverosa e non mi ci trovo particolarmente bene, quindi quella penso che la venderò. Con questa palette, ragazze, realizzate dei trucchi fantastici. Sono dei pigmenti pressati, il che vuol dire che danno il loro meglio se utilizzati con un primer, quindi rimangono molto più accesi, molto più elettrici, come dice il nome della palette. Cioè, per dirvi, vi faccio vedere qualche swatch così al volo. Questo blu che si chiama Gonzo, che è fantastico, cioè, non so se rende l'idea. Slow Burn, che è un arancione fantastico, veramente bellissimo, super pigmentato. Il fucsia, che è questo qui, praticamente, questo fucsia qui. Non riuscite a struccarlo, praticamente. Ho avuto problemi a struccarlo e mi è rimasta un pochino macchiata, devo dire, la palpebra. Infatti, non so se è normale, se capita anche a voi. Magari se avete questa palette, capita anche a voi che il fucsia non viene via. Non lo so. Ditemi come lo rimuovete, perché io anche con lo struccante bifasico non riuscivo a toglierlo. L'unico che non mi è piaciuto è che a vederlo così assomiglia tantissimo a Frozen di Nabla, è Revolt, che è questo argento, però appunto la scrivenza è molto diversa. Ve li swatch un attimo, vi faccio vedere Frozen e Revolt. Revolt, a differenza di Frozen, scrive meno e bisogna fare più passate per avere il colore bello pieno come piace a me. E quindi assolutamente, se volete un bell'argento, comunque non contate troppo su Revolt, ma piuttosto puntate a Frozen perché è decisamente migliore. Passo a mostrarvi qualche prodotto così un po' random che ho utilizzato tantissimo quest'anno. Come vi dicevo all'inizio, non vi faccio vedere cose che vi ho fatto già vedere l'anno scorso perché appunto sarebbe inutile. Volevo mostrare un prodotto che pian piano sta, penso, sostituendo la mia cipria preferita, che è sempre stata la Mineralize Skin Finish di MAC, che comunque sto continuando a utilizzare perché l'ho ricomprata infinite volte. Però appunto, mentre quella di MAC ha un prezzo diciamo medio-alto, ho trovato diciamo una sostituta fantastica, tra l'altro con un inci buonissimo, che è appunto la Indissoluble Cipria compatto opacizzante effetto seta di Puro Bio. Io uso la numero 03, è una cipria molto sottile, quindi non va a rendere il viso polveroso e mantiene a lungo l'effetto opacizzante. Anche sulle pelli oleose o molto oleose, perché l'ho utilizzata su ragazze che avevano proprio la pelle molto grassa, mantiene a lungo l'effetto opaco, quindi è un'ottima cipria anche per l'estate, penso. Volevo farvi vedere anche un altro paio di prodotti per il viso, ovvero la Terra,
che ho utilizzato di più in assoluto quest'anno, Harmony, questa terra qui di MAC, ed è una terra tendenzialmente calda che io comunque utilizzo per andare a fare il contouring. Di solito per il contouring io consiglio sempre di usare delle terre fredde, però ragazze questa qui non è così calda, è diciamo una buona via di mezzo, vi va a scaldare un pochino l'incarnato però non diventate arancioni, quindi io molto spesso la utilizzo anche abbinata a una terra un po' più fredda. Se devo fare un contouring più calcato ad esempio utilizzo generalmente questa qui di Mulac, che è Morfeo o Ipno, dipende se sono molto pallida oppure no, che è appunto, vedete la differenza? Questa è freddissima come terra, mentre questa è decisamente più calda. E di solito le utilizzo anche insieme, quindi se devo fare un contouring bello calcato, anche insieme, prima faccio il contouring con questa e poi scaldo l'incarnato con Harmony di MAC. Però questa, ragazze, è quella che uso più spesso e di solito a me piace applicarla con il mio pennellino a ventaglio, che è immancabile, cioè io senza di questo non potrei vivere. Come eyeliner quest'anno io ho utilizzato tantissimo questo eyeliner in penna di Smashbox, che si chiama Photo Angle Pure Pigment Gel Liner ed è nella colorazione nera Jet Black. Vi lascio magari il link alla video review che ho fatto di questo eyeliner, ed è un eyeliner in gel veramente super super resistente. La cosa particolare è che ha questo pennellino angolato che vi permette di creare proprio una linea molto precisa, e devo dire che mi sta durando veramente tanto, perché oramai questo ce l'ho da 6 mesi, più di 6 mesi devo dire, non è ancora finito ed è ancora bello nero, bello intenso e soprattutto dura veramente tantissimo, cioè questo qua non si sposta minimamente, quindi se vi piacciono gli eyeliner in penna ragazze provate questo. All'inizio è un po' difficoltoso applicarlo perché comunque l'applicatore è in gel ed è abbastanza morbido, quindi dovete un attimo prenderci la mano, però una volta che capite come stenderlo è veramente fantastico. Come matite invece vi faccio vedere 2 matite, ovvero la Bombay Black, che è la famosissima matita di Nabla, quella effetto velluto, è una delle matite nere più resistenti, la potete usare sia all'interno che all'esterno, anche se forse sarebbe più indicata come matita da esterno occhi essendo waterproof, se non sbaglio non c'è scritto che è waterproof, ma deve essere waterproof per forza perché veramente dura tantissimo. Io la uso anche tranquillamente all'interno dell'occhio, non si sposta, fa il suo sporco lavoro. E un'altra matita questa volta colorata che vi voglio far vedere, e indovinate il colore che ho scelto, blu ovviamente, è appunto questa matita di Urban Decay che si chiama LSD. Ma davvero? LSD, ragazze. È una base blu con dei brillantini blu e viola. È una matita waterproof e anche questa qua è consigliabile utilizzarla solo all'esterno, ma sapete che io faccio le prove e l'ho utilizzata anche all'interno. Ci mette un pochino di più a scrivere perché non scrive bene come all'esterno. Quando voglio dare un tocco di colore in più magari a un trucco nude naturale da tutti i giorni, utilizzo questa matita perché è veramente molto bella. La cosa figa sia di questa che della Bombay Black è che entrambe quando le andate a struccare non si sciolgono ma quasi si sgretolano, quindi non vi colano diciamo su tutta la faccia, sono molto comode anche da struccare. Ultimi prodotti ragazzi, vi faccio vedere il mascara, che è imbarazzante ragazze, mi rendo conto, però ve lo devo far vedere perché è il mio mascara dell'anno assolutamente e non si legge più niente. Comunque è un mascara super super economico di Essence e si chiama Lash Princess ed è la versione quella azzurra, che non è la versione volumizzante come quella rosa, ma è la versione allungante. Ha un effetto veramente di ciglia finte perché ve le allunga spropositatamente. È un mascara comunque a lunga tenuta, costa all'incirca 3€, 4€, quindi è veramente super economico. Io ce l'ho da tantissimo tempo e mi sembra anche di averlo ricomprato. Come scovolino, diciamo, è uno scovolino medio piccolo a triangolo, quindi riuscite a fare bene anche le ciglia inferiori perché non vi va a sporcare, diciamo, la palpebra. E ultimi prodotti che vi voglio far vedere, che saranno anche gli unici rossetti che vi mostrerò in questo video perché ho in programma di pubblicare ben presto un particolare video insieme alla mia amica Barbara sui nostri rossetti scuri preferiti, quindi vi mostrerò quelli che sono stati i miei rossetti preferiti diciamo del periodo invernale autunnale in quel video lì, e quindi ho deciso di farvi vedere solo questi 2 rossetti di NYX che in quel video non vi mostro, dei rossetti liquidi che si chiamano Liquid Suede. Sono, se non sbaglio, dell'ultima linea uscita per quanto riguarda i rossetti liquidi di NYX e sono anche i primi prodotti di NYX che provo e devo dire che mi sono piaciuti veramente tanto. Allora, quello che indosso in questo momento è il numero 12 e si chiama Vintage Retro ed è questo color
rosso bordeaux con una punta anche di marrone molto molto scuro. E la particolarità di questi rossetti liquidi è, come potete vedere, l'effetto super super matte che hanno sulle labbra. Questi qui li andate a stendere e li lasciate asciugare un paio di minuti, dopodiché diventano matte e si fissano sulle labbra. Sono veramente anche facili da stendere, io non uso quasi mai il pennellino per andare a ridefinire i bordi, perché comunque riescono, nonostante non si utilizzi una matita, non si utilizzi una base, riescono a dare questa illusione di labbra comunque disegnate, non so come sia possibile. Mentre l'altra colorazione, quella un po' più nude, un nude marroncino diciamo così, è la numero 04 e si chiama Soft Spoken. Li ho testati veramente tanto, li ho usati spesso. Devo dire che tra le due il mio preferito è Soft Spoken, quindi la colorazione più chiara. Più che altro perché rimane meno appiccicosa sulle labbra. Quando questa si asciuga, a differenza di Vintage, rimane molto più secca sulle labbra, quindi non rimane... Quando fate così, non sentite per niente l'appiccicume, insomma, del rossetto liquido. Mentre questo invece fa un po' più fatica ad asciugarsi, quindi va via anche più velocemente. Per quanto riguarda questa colorazione, se ce l'avete anche voi, per farla durare più a lungo, non ne applicate tanto, ma proprio mettetene pochissimo, tanto sono molto scriventi, quindi non avete bisogno di fare troppe passate, ecco. Se questo, diciamo, mi dura 3-4 ore, questo me ne dura 6 o 7, quindi come tenuta ho notato che il numero 04, quindi questo colorino qui, fantastico, un po' un colorino morte che a me piace un sacco, dura di più. Sono bellissimi, mi piacciono un sacco questi colori. Tra l'altro NYX, sono stata nel negozio che hanno aperto a Milano da poco, e ha delle colorazioni troppo belle. Non vedo l'ora di tornarci, tra l'altro per le truccatrici c'è lo sconto del 30%. Fatemi sapere che cosa avete provato voi di NYX e che cosa mi consigliate, perché devo tornare con la mia amica Marti e razziare quel negozio, assolutamente. Boh, ragazze, credo di avervi detto tutto, insomma. Non so bene quanto durerà questo video, spero di non avervi annoiate, anzi fatemi sapere se c'è qualche prodotto che vi incuriosisce particolarmente, se avete qualche consiglio di prodotti di NYX e di prodotti di Nabla, e anche volevo chiedervi, e di prodotti di Puro Bio da consigliarmi, perché sono, diciamo, marchi che ho iniziato a utilizzare quest'anno e che vorrei conoscere un pochino meglio. E nulla, tutto qua. Spero che abbiate passato un buon capodanno. Io non sono riuscita più a girare nessun video perché tra le cene, i regali che ho fatto all'ultimo momento come tutti gli anni e tutti i festeggiamenti vari che ci sono stati, diciamo, a fine anno, non sono riuscita a girare neanche un video cazzuto, una challenge con Kree, insomma, vabbè. Comunque recupererò nel 2016. Io spero di avervi tenuto compagnia, ho parlato anche troppo, quindi ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo, ciao!